Cari fratelli, care sorelle, pace a voi, pace al vostro cuore, pace, non come la dà il mondo, non come la invoca il mondo, ma la pace che solo Cristo può donare, solo lo Spirito Santo amore può donare. Questa è la pace che Gesù augurò ai Suoi nel momento successivo alla resurrezione. I Suoi non legati da ciò che è mondo, ma i Suoi in virtù di un legame più alto, in virtù del legame dello Spirito. Questi sono veramente i Suoi. Ecco, a voi rivolgo queste parole, cari fedeli, affinché tutto ciò che oggi si sta vivendo non faccia vacillare la fede dei figli di Dio, non faccia vacillare la fede di tutti coloro che si professano cristiani, ma alzando gli occhi al cielo, i cristiani possano invocare Dio affinché conceda la pace. Alzare gli occhi al cielo, invocare Dio e ripetere ciò che Gesù ci ha insegnato. Padre, sia fatta la tua volontà. Viviamo giorni non facili. Il mondo è di nuovo preda dell'odio e della violenza di pochi che, per ragioni sconosciute ai più, è di nuovo in guerra. Un evento terribile, il più terribile. Chi provoca la guerra, chi è causa di guerra, non è animato dallo Spirito Santo amore, protagonista di questa pagina del Vangelo oggi proclamata, ma è unita allo spirito antagonista di Dio, allo spirito diabolico, è unito allo spirito di quel Belzebul che i farisei hanno evocato, volendo accostare Gesù a quello spirito. Ma come sempre si sono sbagliati di grosso coloro che pensano di avere l'autorità religiosa. Non hanno compreso lo Spirito Santo che era presente in quell'uomo. Non hanno compreso la manifestazione dello Spirito Santo che si manifestava nella storia tramite quell'uomo. E anziché unirsi a quell'uomo per poter ottenere già allora la vera pace, hanno mosso guerra a quell'uomo e hanno provocato una guerra più lacerante e più profonda di quella che già a quel tempo si stava vivendo. La storia nulla ha insegnato e nulla ha lasciato nel cuore di tanti uomini che non riescono a cogliere e ad accogliere i segni che il cielo manda nel tempo e per tempo per poter donare pace agli uomini. E gli uomini, non accogliendo la volontà del Padre, si ritrovano sempre in guerre peggiori. Qui il Padre ha mandato il bambino Gesù. Il bambino Gesù è il segno di un atto di infinita misericordia del Padre per donare a quest'umanità una nuova possibilità per poter vivere la vera pace. Il mondo nuovamente fino ad ora ha rifiutato il segno del cielo. E le conseguenze non sono pace. Ho rivolto un appello tramite un documento di magistero a tutti i cristiani, a tutti coloro che si professano cristiani, a tutti gli uomini di buona volontà, affinché la pace sia. E oggi con forza ribadisco questa preghiera, mi unisco al cuore di tutti voi, cari fratelli, affinché insieme possiamo elevare al Padre un'accorata preghiera, affinché la guerra iniziata termini presto, affinché tanti innocenti non abbiano a soffrire. Penso soprattutto a queste vittime, piccoli, ultimi, innocenti della violenza, che il Padre nella sua infinita misericordia possa non far soffrire queste anime, che possano godere della pace eterna, nella speranza che gli uomini cristiani e animati dalla buona volontà possano agire con tutti i mezzi
per poter far cessare la guerra, far cessare ogni violenza. Questa è la preghiera che oggi, insieme a voi, voglio elevare al cielo, nella speranza che questo appello sia accolto e che tutti coloro che possano agire agiscano con forza per portare pace. La mia solidarietà al popolo che ora sta soffrendo violenza, a tutti coloro che sono in fuga, che lasciano le loro case, che lasciano i loro affetti. Straziante vedere famiglie che si dividono, dove il padre lascia la madre e i figli per poter difendere la patria, e la madre e i figli in un peregrinare senza meta, senza sapere ciò che li attende. Questa è l'immagine che strazia il cuore, che colpisce il cuore. Questo è ciò che ci fa pregare ancora di più, offrire tutto ciò che si può affinché tutto ciò abbia fine, affinché l'amore e la pace possano prevalere sulla violenza e sulla guerra. Il Vangelo che oggi abbiamo ascoltato ci porta a meditare anche su tutto ciò. Protagonista è lo Spirito Santo che in quell'uomo Dio Gesù era presente, non compreso né dai sacerdoti, che lo accusano per primi, non compreso dai suoi, dice l'Evangelista. I suoi sarebbero i suoi parenti di sangue, che anziché difendere Gesù si uniscono ai farisei, a coloro che detenevano l'autorità religiosa del tempo, per accusarlo e aumentare il carico di accuse. È fuori di sé, è fuori di testa, sbaglia. Non si rende conto di ciò che sta facendo, si mette contro l'autorità religiosa di quel tempo. Non lo hanno capito, non lo hanno amato, ed erano i suoi parenti più stretti, i figli del fratello di Giuseppe, di San Giuseppe. Anche quella famiglia si è divisa a causa di Gesù. Non è Gesù che con il suo comportamento sbagliato ha provocato la divisione nella famiglia, ma è perché due di quei figli hanno accolto lo Spirito Santo che in quell'uomo si manifestava. Altri due invece hanno scartato lo Spirito Santo dicendo è fuori di sé. Ecco la divisione che nelle famiglie avviene per chi vuole seguire lo Spirito Santo che si manifesta nella storia e per chi non lo capisce. E in questo caso, quei due che non lo hanno capito si sono allineati con coloro che per il mondo detenevano l'autorità. Dovevano rappresentare Dio. Si sono invertiti i termini. Chi doveva capire non ha capito. Gli ultimi piccoli, coloro che si sono lasciati guidare dallo Spirito Santo, hanno capito e hanno seguito Gesù. Ecco la storia che si ripete, che si manifesta. Questo è lo Spirito Santo che si manifesta nella storia, cari fratelli. È sempre stato così e sempre sarà così. Lo Spirito Santo agisce. Chi lo comprende, lo ascolta e lo accoglie, rimane unito a Gesù, a Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Chi invece non si unisce allo Spirito Santo e magari pensa di seguire lo Spirito Santo unendosi a chi è accreditato, ma che in realtà ha perso il contatto con lo Spirito Santo, si perde e bestemmia lo Spirito Santo, perché questo dice Gesù: chi bestemmia lo Spirito Santo non si salva. La bestemmia contro lo Spirito Santo non può essere perdonata. Tanti si chiedono che cosa significa bestemmiare lo Spirito Santo. Intanto comprendiamo che vi sono peccati che non possono essere perdonati. Questo lo comprendiamo con grande chiarezza tutti, perché Gesù su questo è molto chiaro. Chi bestemmia lo Spirito Santo non potrà essere perdonato. Quindi non è vero che Gesù perdona a prescindere. Non è vero che la misericordia è gratuita ed è per tutti, come altri insegnano. Non è vero. Gesù lo smentisce con forza. E non è vero che il perdono è un diritto, così come qualcuno accreditato dal popolo in una recente intervista televisiva ha voluto proclamare. Essere perdonati è un diritto. No, cari fratelli, Gesù non dice questo. Bisogna meritarselo il perdono.
e bisogna fare attenzione a quale peccato si commette, perché vi sono peccati che non ricevono il perdono. Chi bestemmia contro lo Spirito Santo, dice Gesù, non riceve perdono. Quindi bisogna essere ben consapevoli a ciò che si fa e bisogna pensarci prima, perché dopo potrebbe essere troppo tardi. Bisogna meritarselo, il perdono di Dio. Dio è amore, Dio è misericordia, ma bisogna essere umili, bisogna chiedere con sincerità di cuore se si vuole ricevere la grazia. Non si può pretendere, si deve chiedere con sincerità di cuore, facendo attenzione a ciò che si fa. Siamo alla vigilia, cari fratelli, del tempo di Quaresima, che mercoledì, giorno del mercoledì delle ceneri, ha inizio, tempo di grazia per noi cristiani. È un invito che rivolgo a tutti voi affinché si rimetta al centro il cuore della legge, l'amore, preghiera e fratellanza, affinché anche su questo ci comprendiamo bene. Disse Gesù, misericordia io voglio e non sacrificio. Il primo digiuno a cui siamo chiamati, cari fratelli, è digiunare da ciò che è peccato, digiunare da ciò che è male, digiunare da ciò che è odio e violenza, digiunare da tutto ciò che ci porta a non amare Dio e a non amare il prossimo. Poi bene, voler offrire anche qualcosa in più, un digiuno fisico, una privazione, un cosiddetto fioretto, ma mai a scapito dell'amore e della fratellanza. Guai a chi offende il fratello solo perché è stanco e nervoso perché sta facendo il digiuno fisico. È andare contro la legge, è abbracciare la legge farisaica. Fare questo. Noi dobbiamo mantenere al centro la preghiera e la fratellanza. Questo in questa Chiesa vogliamo tornare a vivere. L'amore, centro della legge, cuore della legge, per Dio e per i fratelli. Dobbiamo ritornare a quegli insegnamenti veri ed autentici di Gesù e superare i limiti angusti di una legge fatta di tanti precetti umani, ma che si è allontanata dal cuore della legge stessa, che è l'amore. Ecco perché poi questo mondo è vittima dell'odio, della violenza, della guerra. La prima guerra nasce nel cuore degli uomini. Più difficile chiedere perdono a un fratello. Quello è un digiuno più difficile che non privarsi di un qualcosa. Tornate ad amare Dio come bene primario, tornate ad amare il vostro fratello come voi stessi, e Gesù sarà contento, e avremo fatto bene e vissuto bene questo tempo di Quaresima che ci porterà a rinascere nuovi nella Pasqua di Resurrezione. E così potremo nuovamente viverci da veri fratelli. E anche in questo brano Gesù ci spiega il significato profondo dell'essere fratelli. Non fratelli tutti, come qualcuno insegna, ingannando le coscienze. Fratelli in Cristo. È fratello chi fa la volontà del Padre, ci dice Gesù. Gesù, ci sono qui i tuoi fratelli, tua madre, tua sorella, tuo fratello. Dice no, no. I miei fratelli sono coloro che fanno la volontà del Padre mio. Comprendiamo bene, cari fratelli, a voi dico fratelli, si è fratelli in Cristo, si è fratelli nel momento in cui si fa la volontà del Padre e si accoglie lo Spirito Santo. Questa è la vera fratellanza che dobbiamo riportare al centro, senza scartare chi fratello in Cristo non è, ma mettendo bene le cose in chiaro. Solo così si potrà veramente arrivare alla vera unione, la prima unione che vorrei che ci fosse tra cristiani, soprattutto ora, in questo momento. Vorrei sentire ad una voce tutti i cristiani, tutti i responsabili delle chiese cristiane, proclamare ad una sola voce no alla guerra. Nel nome di Gesù, fermate la guerra. Vorrei sentire i fratelli che si definiscono protestanti, vorrei sentire i fratelli ortodossi alzare la propria voce in una guerra fratricida che coinvolge quei territori. E tutti gli altri fratelli che si dicono cristiani, ad una sola voce, facciamo sentire la nostra voce di cristiani per dire no alla violenza, no alla guerra.
Ecco la fratellanza, per poi rivolgere un appello accorato agli uomini di buona volontà che hanno soprattutto responsabilità governative, affinché si agisca in ogni modo possibile per fermare la guerra, mettendo in campo ogni azione possibile per fermare la guerra, non con un'altra guerra, ma con ogni mezzo possibile. San Francesco, quando volle cercare di convertire il sultano, andò a casa sua e cercò di parlargli a tu, per convincerlo. Non lo fece per interposta persona, facendo poche centinaia di metri. Fratelli, chi vuole, tutto può. Ci vuole volontà, anche se il mondo è profondamente diviso. E bisognerebbe ripensare anche all'unione di stati che dovrebbero avere radici comuni per potersi ritrovare nei momenti importanti. Il cosiddetto mondo occidentale è diviso, non è unito. Perché? Perché ognuno fino ad ora ha pensato ai propri interessi nazionali, economici, e ora ci si trova divisi. Bisogna ripensare all'unione di stati, mettendo al centro le radici cristiane di questo continente, per poi unirsi anche con chi non professa la religione cristiana in una concordia tra popoli che deve mettere al centro la sacralità della vita, senza se e senza ma, la famiglia, per poter far sì che questo mondo possa progredire così come il Padre ha voluto, e il rispetto e la pari dignità tra ogni essere umano e tra ogni uomo e donna. E su queste basi firmare accordi, affinché non vi siano violenze, uccisioni. Nel nome di Dio, fermate ogni guerra. Nel nome di Dio, uno e trino. Nel nome di Gesù, fermatevi prima che sia troppo tardi. Neppure voi sapete le conseguenze a cui rischiate di andare incontro se non vi fermate in tempo. Fermate ogni violenza, fermatela subito. Questo con il cuore, dico a tanti, e a voi cari fratelli, dico, pregate con fede. Non pensate che la vostra preghiera sia poco utile. Preghiamo. Siamo una piccola realtà nei confronti di un mondo, ma che è prezioso agli occhi di Dio, è prezioso agli occhi del Padre. Il Padre ha mandato qui suo figlio, il bambino Gesù, per rifondare la sua alleanza con questa Chiesa. Siate consapevoli della chiamata ricevuta e vivete con dignità questa chiamata. Tutto è importante. E la preghiera che il mondo possa riconoscere il segno che il Padre ha voluto donare a questa terra d'amore. Solo così vi potrà essere la vera pace, stabile e duratura. Quando si riconoscerà questa realtà, il mondo potrà sperimentare la vera pace, perché questa è la volontà del Padre. E così come Gesù ci ha detto pure oggi in questa pagina del Vangelo, la vera pace si otterrà solo quando si farà la volontà del Padre mio. E questa è la volontà del Padre mio. Preghiamo con fiducia affinché lo Spirito Santo amore possa entrare in tanti cuori e donare amore, 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 infinito amore. Solo così la pace potrà essere stabile sulla terra. Questo è ciò che Gesù disse alla sua fanciulla. E queste parole oggi voglio ricordarle a tutti, affinché si comprenda che questo luogo è veramente il luogo scelto da Dio per poter manifestare il suo regno e poter manifestare la pace stabile su questa terra. Disse Gesù alla sua fanciulla: terribile è il peccato contro lo Spirito Santo, che consiste nel negare la verità, che non è fatto solo di bestemmia, ma è negazione della potenza di Dio. Io sono pronto ad accogliere il peccatore che si pente,
Ma i farisei non si vogliono pentire, disprezzano i penitenti e quindi non si mettono in condizione di essere perdonati. Ma gran peccato ancora è quello di negare le conversioni delle anime perché è Dio stesso che le trasforma e le rinnova. Il peccato contro i miei segni potrà essere perdonato, ma non quello contro gli effetti dei segni nelle anime. Negare la realtà e l'origine delle mie meraviglie, delle mie opere, significa negare me. La pace ci sarà, ma non può essere un regalo. La pace è una conquista, e la via della pace è la conversione di tante anime tiepide ed ignoranti che si svegliano al suono della mia voce e diventano fiamma d'amore e di sacrificio a qualunque costo. E sappiate essere miei discepoli e nulla vi mancherà. E così sia.